Bene, buonasera a tutti. Anzitutto volevo ringraziarvi che siete così numerosi alla fine di una giornata di lavoro probabilmente pesante che avrebbe potuto essere stata dedicata a un entertainment più leggero. Ma dobbiamo effettivamente parlare di cose importanti. Il titolo potrebbe far pensare che l'oggetto di questa nostra chiacchierata sia l'ambiente, ma in realtà l'oggetto è noi stessi. E cercheremo di darci, spero tutti assieme, anche con un po' di dinamica, una risposta a una domanda, ed è: ma a me che me ne importa? Perché poi rispetto all'ambiente è la domanda fondamentale che muove o non muove decisioni. Cercherò di proporvi un'esposizione in tre brevi parti. La prima, per capire come noi siamo correlati a questo equilibrio planetario che ci dà la vita. La seconda, per cercare di proiettare cosa succede se noi decidiamo che in fondo dell'ambiente non ce ne importa nulla. E vi premetto che potrebbe essere una parte vissuta come preoccupante, ma il mio compito non è predire la sventura, e anzi soprattutto parlare della terza parte per cercare di riflettere su cosa succede se invece dell'ambiente decidiamo di occuparci. Adesso non è mai una buona regola per uno scrittore di thriller, ma io sono solo un grigio burocrate, quindi mi permetto di svelarvi in anticipo il finale, perché ci aiuta a capire verso dove andiamo. L'ambiente non è solo un valore estetico che potrebbe venirci a mancare nella sua bellezza, i fiori, le farfalle, eccetera. L'ambiente è la casa in cui viviamo. Se la facciamo crollare avrà delle ripercussioni su di noi, e le più drammatiche, che come vedremo sono già in atto, già si manifestano, è che il crollo dell'ambiente introdurrà una dose di conflittualità talmente ingestibile nella nostra società da proporci degli scenari seriamente preoccupanti. Ma la cosa più bella, il vero motivo per cui io vado in giro a parlare, è che è vero anche il contrario. Ecco, se invece decidiamo di proteggere l'ambiente, quello che succede è che, anche se a noi dell'ambiente non ce ne importa niente, costruiamo una società migliore, una vita più felice, una qualità straordinaria, e stranamente arriveremo con ogni probabilità a raggiungere quell'obiettivo che da sempre cerchiamo di raggiungere, che è la pace. Ma tutto questo secondo un'equazione che cercherò di dimostrare, utilizzo questa parola da matematico, dimostrare, perché l'ambiente ci pone sulla strada di una necessaria giustizia, e se facciamo giustizia proteggiamo l'ambiente. Una cosa che è assolutamente importante capire è che non c'è un trade-off, una contraddizione fra sviluppo e ambiente, come spesso siamo portati a pensare. Ciò che distrugge l'ambiente è l'ingiustizia, non è lo sviluppo, il progresso, o tutto quanto fa le nostre vite più comodi e gradevoli. The Matrix. Io comincerei ad affrontare questa domanda che vi proponevo, ma a me che me ne importa? E comincerei da questo povero orso. L'immagine vi è probabilmente nota, perché è stata la prima utilizzata per cercare di allertare la consapevolezza sul fenomeno dei cambiamenti climatici. Quando noi vediamo questa immagine, prima ancora di avere delle conclusioni razionali, siamo presi da uno stato emozionale che vorremmo definire di solidarietà, di compassione. Povero orso. Guardate com'è abbarbicato sul suo spuntone di ghiaccio, ed è uno stato d'animo non molto diverso da quello che proviamo quando vediamo questo tipo di immagini. Si tratta di uno stato d'animo che non ci scegliamo di avere. Io purtroppo, ecco. Ma ci viene da un lascito dell'evoluzione. È radicato nel nostro cervello in un circuito specializzato di neuroni. Si chiamano neuroni specchio. Ci consentono di percepire la realtà dal punto di vista dell'altro. Questo circuito, tra l'altro scoperto da un italiano, si è imposto nel nostro wiring cerebrale per diverse ragioni. La prima è perché, proiettando il mondo con gli occhi dell'altro, siamo in grado di capire quali sono le sue intenzioni e quindi anche eventualmente di reagire per difenderci. Però poi questa nostra capacità
di metterci nei panni dell'altro, che si chiama tecnicamente empatia, dal greco empathein, sentire dal di dentro ciò che l'altro sente, ha avuto un ruolo fondamentale nel costruire società solidali e capaci di collaborare. Vediamo un essere in stato di difficoltà e di bisogno, abbiamo una risposta istintiva di solidarietà. E questo potrebbe sembrare, rispetto alla nostra domanda, ma a me che me ne importa, un fatto del tutto positivo, se non che nella nostra epoca gioca contro di noi. Perché quando noi vediamo questo tipo di immagini, facciamo partire un circuito che si è radicato in un periodo in cui tutto quello che era importante per noi era vicino a noi, l'epoca in cui eravamo cacciatori-raccoglitori. Quindi l'evoluzione naturale ha scelto come grilletto, come meccanismo per far scattare questo meccanismo che ci porta in soccorso di chi è in stato di bisogno, il fatto di vederlo in condizione di bisogno. Quando noi smettiamo di vederlo in condizione di bisogno, tornano a prevalere altri istinti che ci sono connaturati. E cioè tanto vero che voi probabilmente vi ricorderete le numerose campagne che passano in televisione per tutta una serie di cause nobilissime, la fame nel mondo, le vittime del terremoto, eccetera, eccetera. Avrete notato che sono tutte costruite nella stessa maniera. Si mostrano circa 35 secondi di scene di disagio estremo, il bambino denutrito, eccetera, eccetera, e poi tutte terminano con lo stesso appello, che non è solo dona o chiama, ma tutte dicono dona ora, chiama adesso. Perché i professionisti del marketing sanno perfettamente che dopo circa un minuto da che è cessata la visualizzazione di questa condizione di disagio, torna a prevalere il nostro istinto primordiale, che è di dire anzitutto gli interessi miei. Allora, se noi siamo persone prive di una particolare idealità, questo che a noi sembra una scelta cosciente, ma che in realtà è un meccanismo istintivo, si trasforma in una riflessione del tipo «Beh, ma in fondo dell'orso a me che me ne importa, forse lo vedrò due volte alla vita nello zoo». Se invece ci diamo, vogliamo darci una costruzione, una sovrastruttura ideale, si trasforma in qualcosa di molto più pericoloso. Diventa non tanto verso l'orso, ma forse verso di lui. Beh, sì, ma poi in fondo i miei 2 euro, ma che differenza faranno? E quindi alla fine non faccio niente. Non me ne importa nulla. Se non che questo è un gravissimo ostacolo nel gestire razionalmente la casa comune planetaria che ormai è nostra e che abbracciamo col nostro sguardo. Perché? Perché il fatto dell'orso, il fatto del bambino, anche se sono lontani, non è irrilevante per noi. Se gli orsi polari si estinguono, è abbastanza probabile che proliferino le foche, le loro prede. Ma le foche sono gigantesche mangiatrici di pesce. Se quindi proliferano a dismisura, fanno fuori degli stocchi ittici artici. Solo che gli stocchi ittici artici non sono isolati nell'Artico. Hanno delle interazioni con altre specie marine. E quindi si instaura una catena di conseguenze che forse un bel giorno potrebbe arrivare alla sparizione di una certa specie sulle coste di un paese in via di sviluppo su cui quelle popolazioni hanno contato per millenni per la loro sussistenza. E come vedremo, questi fenomeni di solito accadono all'improvviso. Allora, una popolazione che dipende da un'attività rurale o di pesca, che improvvisamente si vede sparire la propria fonte di sostentamento, cosa fa? Ci sarà qualcuno più istruito che si mette a fare il commerciante, qualcun altro che avrà le forze per migrare in una maniera legale o pacifica, ma una buona parte, i più deboli, hanno 2 way out, si chiamano tecnicamente nel mio mestiere, o l'illegalità o la migrazione, e le due si possono sommare in conflitto. Siamo tutti dipendenti da tutti e ogni elemento dell'ecosistema di cui noi facciamo parte può avere delle ripercussioni su ogni altro elemento, per quanto lontano esso sia. In realtà questo equivale a dire che la superficie del pianeta Terra, su cui noi abitiamo, è fondamentalmente caotica. Vuol dire che è governata dall'interazione fra un'infinità di variabili che si influenzano l'un l'altra, così complessa che noi non riusciamo a coglierne tutti gli aspetti e quindi ci risulta caotica. Una maniera
per descrivere questo tipo di situazione ci è stata data da un personaggio molto famoso, Alan Turing, un matematico. È diventato famoso perché era il protagonista del film The Imitation Game. A parte essere un ottimo decrittatore di codici segreti tedeschi, Alan Turing è uno di quelli che hanno modernizzato la teoria del caos. Era un grande pensatore, ma non un grande comunicatore. Negli anni 50 disse: lo spostamento di un singolo elettrone, di un miliardesimo, di miliardesimo, di millimetro, potrebbe essere il primo evento di una serie di eventi che potrebbe portare l'anno seguente una certa persona a morire o non morire travolto da una valanga. Gigantesco pensatore come matematico, ma non un grande comunicatore. Per fortuna qualcuno è intervenuto con una frase migliore, ha parlato di effetto farfalla. Il battito delle ali di una farfalla a Tokyo può essere il primo evento di una serie di cause ed effetti suscettibili di sfociare in un uragano in Florida. Siamo quindi tutti effettivamente interdipendenti da tutti, anche cose che ci possono sembrare minime e lontane da noi possono influenzare i nostri destini. Solo che dire che noi viviamo in un sistema così di grandi interdipendenze e caotico è piuttosto scoraggiante. Perché un sistema in cui lo spostamento di un singolo elettrone, di un millimetro, eccetera, eccetera, mi cambia completamente le carte in tavola, è un sistema in cui io non posso organizzare né pianificare un bel nulla. Ci sarà qualche imprenditore qui? No. Se io racconto a quell'imprenditore che la sua pianificazione di business può essere influenzata da un singolo elettrone, eccetera, eccetera, lui dice, beh, allora mollo, vado al mare. Ma la stessa cosa vale per l'agricoltore, vale per ogni singolo padre di famiglia. Per fortuna questa dose di caos è imbrigliata da qualcos'altro. L'equilibrio. Questa natura fondamentalmente caotica della superficie del pianeta Terra, grazie al ripetersi, ormai quasi infinito nel tempo, di certi cicli, tende a risolversi in un equilibrio prevedibile. Il ciclo fondamentale è dato dall'orbita del nostro pianeta intorno alla stella, che si ripete grosso modo uguale con le stesse inclinazioni degli assi e che ci dà, per esempio, la prevedibilità delle stagioni. Solo che l'equilibrio non fa parte delle nostre finalità. A noi capita di svegliarci la mattina e di darci dei propositi, oppure li facciamo il giorno del nostro compleanno, a Capodanno, li facciamo collettivamente, come famiglia, come città, come governo che si insedia, faremo questo, quell'altro e quell'altro, e generalmente questi propositi sono di crescita, di espansione, di sviluppo, oppure anche con una punta un po' più aggressiva di vittoria, eccetera, eccetera. Ma dell'equilibrio, francamente, non ci preoccupiamo. Io non credo che, a meno che non ci siano in questa sala dei buddisti, ci sia qualcuno che a Capodanno dice «Ah, prossimo anno voglio essere in equilibrio, diciamo, voglio migliorare, voglio...» eccetera. E ci dimentichiamo che senza equilibrio crescere, progredire, svilupparsi, tutte queste mete che ci stanno a cuore sono semplicemente impossibili. Perché? Perché se non c'è la prevedibilità ciclica di certi fenomeni sociali, ma anche e soprattutto della natura, noi non possiamo organizzare nessuna crescita, nessuno sviluppo, eccetera, eccetera. Se io sono un contadino e non posso contare che in un certo periodo di tempo arriveranno le piogge, è del tutto inutile che io scelga di seminare una certa specie piuttosto che un'altra. Ma non è un fatto solo rurale. Se io sono un ingegnere civile e devo costruire una strada, in quella strada non so se passerà da una valle che sarà alluvionata o secca, non so bene come fare, perché le tecniche costruttive sono completamente diverse. Noi, appartenenti a una società tecnologica, ci crediamo, ci sentiamo superiori a questi fenomeni, a questi frutti della natura che si chiamano tecnicamente servizi ecosistemici, ma continuiamo a dipendere in maniera strettissima da loro. Quindi è assolutamente essenziale comprendere l'equilibrio. Sull'equilibrio si potrebbero fare 6 mesi di lezione, ce ne sono di vari tipi, eccetera, ma per i nostri fini è soprattutto essenziale capire una sua caratteristica, e cioè che è globale, che mette tutti in relazione con tutti. Ed è globale in 2 sensi. Intanto è geograficamente globale, l'abbiamo visto. Il fatto di un bambino in Etiopia può avere delle ripercussioni sulle nostre vite attraverso catene di eventi. E questo ci sembra una constatazione molto banale.
Se voi giustamente questa sera siete qui invece di essere a vedere il nuovo Star Wars, vuol dire che vi portate delle intenzionalità positive. E quindi dire a voi che dobbiamo occuparci di tutto il pianeta nella sua globalità geografica sembra quasi una banalità. Però, come per i nostri istinti di solidarietà, dobbiamo stare un po' attenti a qualcosa che è iscritto nella nostra evoluzione e che ci frena dal fare la cosa giusta. Nel 2009 due psicologi della Utah University hanno fatto un esperimento con i loro studenti. Le hanno divise in due gruppi e hanno sottoposto ciascun gruppo grosso modo alla stessa procedura. Al primo gruppo hanno raccontato che vivevano in una città situata ad 80 miglia, circa 120 chilometri, da una centrale nucleare che è esplosa. Poi hanno proiettato dei film del Fallout, Chernobyl, quell'anno non c'era ancora stato Fukushima, e questo costituiva il gruppo di controllo. All'altro gruppo hanno raccontato esattamente la stessa storia, li hanno esposti alle stesse immagini, ma con una piccola variante. E hanno detto che vivevano in una città situata non a 80 miglia, ma a 20 miglia dalla frontiera, dalla centrale nucleare, solo che questa si trovava al di là della frontiera. Poi hanno misurato i livelli d'ansia dei due gruppi e, sorpresa sorpresa, quelli a cui hanno detto che la centrale nucleare era più vicina, ma oltre la frontiera, hanno espresso livelli d'ansia molto, significativamente più elevati. Allora, qui ci sono due conclusioni possibili. O gli studenti di questi due professori erano dei deficienti completi, ma mi sembra improbabile perché erano dei PhD in psicologia, gente che non si rendeva conto che il fallout nucleare non presenta il passaporto alla frontiera, oppure loro, come noi, come me stesso, che faccio un lavoro internazionale, siamo inconsapevolmente vittime di un fenomeno che si chiama border bias, sopravvalutazione delle frontiere, che si riconnette a quello che abbiamo detto all'inizio. Noi siamo fatti per pensare che ciò che è importante per noi è quello che è vicino a noi, quello che riguarda la nostra tribù. Oggi la tribù ha cambiato nome, la chiamiamo Stato, ma il fenomeno fondamentale è questo. Dobbiamo quindi, se decidiamo che ce ne importa qualcosa, iniziare a darci gli strumenti per essere consapevoli di questo limite nelle nostre decisioni. Ma la globalità non è soltanto geografica, è anche sistemica. Cosa vuol dire? Vuol dire che tutto è interconnesso con tutto, non soltanto nei vari angoli del globo, ma anche che fenomeni che operano su ordini diversi, in settori diversi, poi interagiscono. Vuol dire che le eruzioni del vulcano Pinatubo possono avere un'influenza sugli indici di borsa di Wall Street. Anche su questo abbiamo una resistenza, che però è molto più recente. Noi occidentali siamo i protagonisti di uno dei più grossi successi della storia dell'umanità, che è quello economico. E questo successo, se si chiede anche agli studenti di economia ma su cosa è basato, diranno la teoria di Adam Smith. In realtà questo successo è soprattutto basato sulla teoria di David Ricardo, che ci ha portato a capire che se invece di fare ognuno un po' tutto quello che ci serve, ci specializziamo, possiamo produrre molto di più. Solo che questo ha avuto degli effetti non solo economici, ma anche culturali. Ci ha portato a considerare che chiunque volesse avere uno sguardo che abbracciava la totalità delle interazioni, che metteva assieme settori con settori, forse era un importante filosofo, però generalmente era un venditore di fuffa. Ci abbiamo pure la parola, il tuttologo. Siamo costretti a cambiare atteggiamento, a iniziare ad affrontare in maniera scientifica, anche quantitativa, il fatto che tutto è interconnesso con tutto. In questo equilibrio che, credo siate d'accordo, è importante preservare. Naturalmente, se volessimo descrivere tutte le interazioni di questo tutto che è interconnesso con tutto, avremmo grosse difficoltà anche computazionali. Servirebbe una matrice, ma una matrice così complicata che somiglierebbe a quella dell'omonimo film che noi non abbiamo il potere né di descrivere né di gestire. Però possiamo fare una matrice semplificata. E io vi propongo questa. Un quadro di interrelazioni che ci dice che l'ambiente influenza lo sviluppo, che a sua volta influenza la pace, e tutti quanti influenzano i diritti umani. O comunque, qualunque sia il primo termine che si prende, una variazione in uno di questi elementi porta a cascata delle variazioni negli altri che possono prendere
purtroppo l'andamento di un ciclo cumulativo, nella direzione giusta o nella direzione sbagliata. Io vi pregherei di osservarla un istante, di interiorizzarla, questa matrice, ambiente, sviluppo, pace e diritti dell'uomo, perché quello che faremo adesso è metterla in funzione, in due ipotesi diverse. La prima ipotesi la mettiamo in funzione, la facciamo girare nell'ipotesi che noi non ci occupiamo dell'ambiente. Il secondo scenario è invece l'ipotesi che noi decidiamo che di questa casa comune terra ci vogliamo preoccupare. Allora, se non cambiamo rotta. Beh, sarà forse sorprendente trovare la foto di questo noto personaggio in un'esposizione sull'ambiente, però il fatto è che la sua vicenda ci ha fatto capire moltissime cose. Certo, sarebbe esagerato dire che Adolf Hitler è il colpevole della Seconda Guerra Mondiale, però ha dato un buon contributo, su questo saremmo tutti d'accordo. Se non che quello che è successo ad Adolf Hitler è stato in un certo senso anomalo, se lo guardiamo con un po' di distacco. Adolf Hitler non è andato al potere con un colpo di Stato, è stato liberamente eletto. E non è stato liberamente eletto da chiunque, è stato liberamente eletto dalla porzione di società che fra le due guerre era in assoluto la più istruita al mondo. La classe media tedesca era la porzione della società mondiale in assoluto più istruita al mondo. Ma erano eredi di una cultura, no, erano eredi di una cultura ricchissima, portatrice di giganteschi valori di pace, la cultura di Kant, di Beethoven, di Brahms, eccetera. Se non che, non è che Adolf Hitler avesse nascosto le sue intenzioni, ci aveva provato ad andare al potere con un putsch nel 1923, gli è andata male, l'hanno messo in prigione, e ha scritto quel famoso capolavoro della letteratura che si chiama Mein Kampf. Nel Mein Kampf ci ha scritto tutto, voglio fare questo, questo, questo e quest'altro. Malgrado questo, è stato liberamente eletto dalla popolazione più istruita al mondo. Allora il punto interrogativo doveva venire. E ci ha fatto capire moltissimo sulla questione della pace e della guerra. Perché fino a che non abbiamo osservato con strumenti un po' più scientifici questa vicenda, noi, e parlo anche di noi diplomatici, interpretavamo la questione della pace e della guerra come se appartenesse esclusivamente all'élite o allo Stato. Con un approccio un po' da operetta, la guerra, la pace dipendeva dalle ambizioni dell'imperatore, dalla volontà del generale. Con un approccio un po' più serio era una questione di equilibrio, di potenza fra stati, ma in questa analisi mancava qualcosa, un elemento fondamentale dell'equazione che è la gente comune. Allora, la vicenda di Adolf Hitler ci ha semplicemente fatto capire che gli ambiziosi, i criminali, gli psicopatici nascono sempre. Se poi le loro stranezze diventano realtà o no, dipende dal contesto che le autorizza o meno. Vi invito a fare un esperimento mentale. Prendete Kim, il dittatore della Corea del Nord, e provate a immaginare che d'incanto lo mettiamo a fare il presidente della Svezia. Quanto tempo dura? 2 giorni? Meno. Qual è stata la differenza? È stata che la classe media tedesca è stata sottoposta a un pesantissimo stress socio-economico, dovuto alla crisi del 1929, sommata a tutta una serie di altri fattori. Questa non è una chiacchierata di storia, ma questo è un elemento fondamentale per capire qual è la nostra relazione con l'ambiente. Le popolazioni sottoposte a pesante stress socio-economico sono inclini ad autorizzare scelte scellerate di ogni tipo. Possono non essere di guerra, ma comunque di solito non sono molto razionali. E allora proviamo a proiettare questa constatazione su un esempio, i cambiamenti climatici. I cambiamenti climatici sono la forma di degrado ambientale di cui si parla di più, ma non si capirebbe assolutamente cosa sono se li considerassimo un problema stand-alone, a sé stante. I cambiamenti climatici sono parte di un'interazione di degrado ambientale cumulativo. Ecco. Vi mostro uno schema che è diventato famoso a partire dal 2009, elaborato da uno scienziato svedese di nome Rockström. Si chiama I confini planetari, Planetary Boundaries. È abbastanza intuitivo. C'è un pianeta Terra, un circolino verde al centro, che è l'area in cui ciò che noi preleviamo dalla natura autenticamente viene ricostituito dalla natura con la propria funzionalità. Quando noi preleviamo oltre questo circolino verde, andiamo ad intaccare il capitale invece di vivere degli interessi del sistema Terra. Molto semplice, intuitivo, ma poi questo pianeta Terra è diviso in 9 quadranti
in cui noi stiamo operando dei prelievi piuttosto delicati. Ci sono tre settori in cui i nostri prelievi sono andati ben oltre la soglia di guardia. I cambiamenti climatici sono il triangolo che punta verso l'alto, non è il più grave. Un altro è troppo tecnico per essere spiegato qui, il ciclo dell'azoto, ma ce n'è uno che è di comprensione intuitiva, la biodiversità. La biodiversità è il settore che qui viene dipinto al tracollo. E la domanda è sempre, ma perché ci interessa? Ci interessa perché i cambiamenti climatici non sono una questione di maggior temperatura. Il problema è che il clima regola tutte le altre funzionalità di un ecosistema vivente. E allora quello che succede è che se il clima si altera, ne soffre la biodiversità. Ma se la biodiversità soffre, altera ancora di più il clima, che a sua volta incide sulla biodiversità, e quindi abbiamo iniziato un ciclo cumulativo che opera fra questi nuovi settori. E una maniera per capire cosa sta succedendo è osservare questo grafico, tracciato dai naturalisti. Questo grafico viene definito The Great Acceleration. A partire dal 1950 noi abbiamo iniziato, siamo entrati in una dinamica di perdita sia di specie che di esemplare senza precedenti. I naturalisti parlano di sesta transizione biotica. Transizione biotica è il parolone per dire estinzione di massa. Ce ne sono state cinque prima di questa che si distinguono dalla presente per due ragioni. La prima ragione è che, direi con certezza più che con ogni probabilità, siamo noi la causa. La seconda ragione è che non ce n'è mai stata una così veloce. Voi sicuramente avete presente le immagini di divulgazione della quinta, che è successa 65 milioni di anni fa e che con ogni probabilità è stata determinata dall'impatto di un asteroide che ha poi fatto fuori i famosi dinosauri. Noi siamo abituati a vedere documentari in cui si vede la roccia che arriva a tutta velocità, impatto, boom, cratere, onda d'urto, accompagnata da un'onda di fuoco, abbiamo l'impressione che sia stato un evento catastrofico che ha portato alla sparizione di 8 specie su 10 nell'arco di 2 minuti. In realtà l'impatto dell'asteroide nello Yucatan, se è stato lui, ha messo in moto un processo di estinzione che ha sì portato alla sparizione di 8 specie su 10, ma ci ha impiegato un periodo compreso fra i 30.000 e i 100.000 anni. Ecco, se si verificano alcuni scenari di cambiamento climatico, considerati oggi possibili, che sono quelli su cui noi siamo incamminati, noi avremo la sparizione di 8 specie su 10 entro la fine di questo secolo. Solo che invece di 30.000 o 100.000 anni, noi umani siamo fantastici, perché lo otteniamo dall'inizio della rivoluzione industriale alla fine di questo secolo. 250 anni invece di 100.000. E allora la domanda ritorna alla stessa, ma a me che me ne importa la fine della biodiversità? Beh, io credo che la miglior maniera per spiegare che me ne importa non l'hanno trovata negli scienziati, nei poveri burocrati come me. Ecco, l'ha trovato questo anonimo pittore di murales di Londra. Lui si riferisce alle api. C'è scritto, when we go, we are taking you all with us. Quando ce ne andiamo, vi portiamo con noi. Sì, perché la questione è che noi non abbiamo empatia nei confronti di un insetto. Ancora possiamo provare empatia nei confronti dell'orso polare, è bianco, cicciottello, ci ricorda il nostro sacchiotto, così. Ma nei confronti di un insetto non abbiamo neanche l'empatia. Eppure, senza gli insetti impollinatori, anche le nostre tecnologiche e avanzate economie possono soffrire moltissimo. Ma se non abbiamo empatia per le api, figurate quanto ne abbiamo per questo. Questi che vi mostro si chiamano fitoplancton. Il fitoplancton è messo in pericolo da un fenomeno che i climatologi chiamano il fratello dei cambiamenti climatici. Anzi, in realtà lo chiamano il fratello malvagio dei cambiamenti climatici. È l'acidificazione degli oceani. Come sapete, il riscaldamento globale scatta perché abbiamo immesso nell'atmosfera una quantità eccessiva di anidride carbonica. Circa un terzo di questa è assorbita dagli oceani, e vi risparmio la formula chimica, lì si trasforma in acido carbonico. Acido. Solo che questi piccoli organismi hanno anche loro uno scheletro, un endoscheletro, un esoscheletro, che è fatto di calcio. È molto minuto, per cui è molto sensibile alle variazioni dell'acidità dell'oceano. E in questo momento stanno soffrendo molto perché l'acqua sta diventando più acida.
c'è lo sbiancamento delle barriere coralline da tutte le parti del mondo, eccetera, eccetera. È un momento di sofferenza, solo che il momento di sofferenza prelude a un momento di soglia. Fatalmente arriveremo a un momento in cui l'acqua raggiungerà un tasso di acidità tale per cui tutto d'un colpo questi esserini non si possono più riprodurre. E allora riproponiamo una domanda iniziale ed essenziale. E questa volta la ripropongo in termini tecnici. Ma a me che me ne frega? Cioè, io col fitoplancton non ci vado mica a cena, no? Solo che il fitoplancton è la base della catena alimentare marina. Quindi se sparisce d'un colpo, è probabile che sparisca una buona parte della vita nel mare. E allora mi rifaccio la stessa domanda. Ma a me che me ne frega? Beh, forse a me non piace il pesce. Però il 12% dell'umanità vive di risorse ittiche. 12% è un numero che ancora non fa tanta paura. Il 17% delle proteine che noi assumiamo viene dal mare. 17% in stessa grave, ma ancora non fa paura. Beh, vorrei ricordarvi che il 55% dell'ossigeno che respiriamo invece è prodotto dalla vita del mare. Ecco come il cambiamento climatico non si può considerare un fenomeno a sé stante, una questione di calore o di tempeste, eccetera. È uno sregolatore di tutti gli equilibri dell'ecosistema. Ma torniamo al nostro cambiamento climatico per capirlo un filino meglio e parlare di questi numeri che non fanno paura. Noi abbiamo sentito dire che dall'inizio della rivoluzione industriale la temperatura è aumentata di circa un grado. Fa mica paura un grado. Cosa sarà un grado? Solo che questo grado è una misura di un accumulo di energia che non viene dissipata e quindi di un'introiezione di disordine nel sistema. Per dare una misura di quanta energia in eccesso stiamo accumulando a causa delle emissioni dell'uomo, si può usare questa misura che, vorrei premettere, non è stata fatta da Greenpeace o dal WWF, è stata fatta dalla NASA. Noi accumuliamo ogni giorno un eccesso di energia che non viene dissipata, equivalente all'esplosione di 400.000 bombe atomiche al giorno. Allora, non c'è bisogno di essere ingegneri per capire che se noi prendiamo un equilibrio grossomodo chiuso, qui sto semplificando, l'equilibrio terrestre forzato, ma comunque chiamiamolo chiuso, iniziamo ad iniettargli dell'energia che non viene dissipata, inizia a vibrare. Da qualche parte poi si creano dei fenomeni detti di risonanza, per cui la vibrazione di un elemento amplifica la vibrazione di un altro elemento e a sua volta riamplifica quella del primo, e si hanno cose come quei famosi crolli dei ponti che avete visto nei documentari, eccetera. Questa risonanza noi stiamo iniziando a vederla con dei cicli cumulativi che si stanno mettendo in moto, ma per capirla ancora dobbiamo parlare di alcuni numeri che non fanno paura. Dall'inizio della rivoluzione industriale la temperatura è aumentata di circa un grado. Lì ho messo i valori su cui abbiamo negoziato quando eravamo a Parigi, alla COP di Parigi. E questo aumento di circa un grado si è raggiunto con una concentrazione di anidride carbonica in atmosfera di 405 parti per milione. 405 parti per milione non fa paura, un grado non fa paura. E ci si domanda perché tutta la comunità internazionale vuole assolutamente evitare di sforare la soglia dei 2 gradi, che corrisponde a 550 parti per milione. Beh, intanto dobbiamo chiarire una cosa. All'inizio della rivoluzione industriale, la concentrazione di anidride carbonica era di 280 parti per milione. Oggi, che è aumentata di un grado la temperatura, ci sono 120 parti per milione in più, e ci abbiamo impiegato 150 anni. Lo scenario dei 2 gradi che vogliamo evitare si trova a 550 parti per milione. Quindi avremo l'impressione di essere a metà strada fra lo stato iniziale e quello che vogliamo assolutamente evitare. Solo che questi effetti sono dati dalla progressione della produzione. E la progressione della produzione non ha un'espansione lineare, ha un'espansione geometrica. Ogni nuova attività ne produce altre. Quindi, per dirla in termini brevi, 550 parti per milione sono all'orizzonte di da qui a 15 anni circa. Ma allora perché vogliamo evitare 2 gradi, proprio 2 gradi? 2 gradi è una cifra simbolica, nessuno sa veramente se c'è una soglia situata a 2 gradi, potrebbe essere 1,8, potremmo addirittura già averlo oltrepassato, oppure trovarsi a 2,3. Però è un'indicazione così, di rotta. Il problema è che se noi arriviamo ai 2 gradi,
anche se improvvisamente smettessimo di emettere, automaticamente il sistema va su scenari superiori ai 4 gradi. Scenari superiori ai 4 gradi corrisponde all'estinzione di 8 specie su 10, lo stesso effetto dell'asteroide, ma più rapido. Questo tipo di meccanismi, sono i cicli cumulativi, sono purtroppo preoccupanti e lavorano in parallelo. Ne sono stati individuati 11. Certamente se mi mettesse a spiegarli tutti, oggi non finiremmo mai. Ve ne spiego giusto uno, quello del permafrost. Non tutti sono familiari con il termine permafrost. I permafrost sono i terreni che sono rimasti perennemente congelati dalla fine dell'ultima glaciazione, circa 11.000 anni fa. E coprono una superficie piuttosto vasta, sono intorno al 20% delle terre emerse, anche se noi non le abbiamo sotto gli occhi, ne abbiamo un po' sui ghiacciai, ne abbiamo un po' sui pendii montani delle Alpi più alte, però sono una cosa soprattutto siberiana, dell'Alaska, eccetera. In certi punti raggiungono una profondità notevole, 1.500 metri. Col riscaldamento globale il permafrost ha iniziato a fondere. E a me? Sì, certo, ci sono dei problemi infrastrutturali, le strade che si affossano. Solo che il permafrost non è ghiaccio, è terreno congelato. E il terreno non è fatto solo di minerali inerti, ha tantissimi sedimenti organici. Batteri, funghi, carcasse di animali morti, vecchie foglie, eccetera. Allora vi sarà capitato di scongelare una bistecca e lasciarla fuori dal freezer dimenticandovela. Avete visto cosa succede? Ecco, la stessa cosa succede col permafrost. Si scongela, si espongono all'aria dei sedimenti organici e questi iniziano ad assumere in parte una forma gassosa. Siccome la vita è carbonio, diventano anidride carbonica, ma diventano anche carbonio in un'altra forma ben più minacciosa, che è il metano. Il metano, si dice tecnicamente, ha un potere termogenico, cioè un potere intrappolare calore, che varia dalle 25 alle 60 volte quello dell'anidride carbonica. E allora abbiamo iniziato un ciclo per cui è iniziato il riscaldamento globale, quindi si è sciolto un po' di permafrost. Sciogliendosi un po' di permafrost è stato rilasciato metano. Quindi globalmente, ma soprattutto localmente, è aumentata la temperatura, quindi si scioglie ancora più permafrost, quindi si immette ancora più metano. Allora, per darvi un'idea del potenziale legato a questo ciclo, quando ero alla COP di Parigi, c'erano due opzioni. Una che ha prevalso, che era voluta dai politici, che era un accordo politico, e una invece che volevano gli scienziati. Gli scienziati volevano assolutamente un accordo quantitativo, che sarebbe stato un accordo di una riga, che diceva ci impegniamo a diminuire dalle emissioni programmate, a sottrarre dalle emissioni programmate 19 gigatonnellate equivalenti di carbonio. Beh, la NOAA, che è l'ente americano che si occupa di oceani e atmosfera, quindi non Greenpeace, ha calcolato che il ciclo del permafrost, se prende velocità, può portare entro un tempo non molto lungo a rilasciare nell'atmosfera non 19 ma 90 gigatonnellate equivalenti. Significa un aumento delle temperature sull'Artico superiore agli 8 gradi e un aumento della temperatura media superiore a 3,5 gradi. Siamo alla conclusione della sesta estinzione di massa. Ce ne sono 11 che lavorano in questa direzione, ancora però non hanno preso velocità. Scusate. Si potrebbe allora pensare che io sto parlando del futuro, ma volevo mostrarvi questa foto. Quando la mostro ai miei studenti gli chiedo che cos'è, molti mi dicono è un campo di lava. In realtà questo è un ghiacciaio della Groenlandia ed è nero. Perché è nero? A causa di uno di questi cicli cumulativi. Aumenta la temperatura in terre artiche, l'aria diventa più secca, si moltiplicano i fulmini, aumentano gli incendi. E in terre artiche non c'è solo il ghiaccio, c'è anche la foresta. E voi sapete che ci sono fondamentalmente due tipi di foresta. Quella tropicale, che è la campionessa della biodiversità, e quella boreale, che invece è la campionessa della biomassa. Nel senso che sì, ai tropici ci sono tante belle cose tutte diverse. Quelle del nord sono noiosissime, pini, però su Ciccione veramente ce n'è tantissima di biomassa là. Quindi se va a fuoco quella, la quantità di carbonio che entra nell'atmosfera è gigantesca, ma non entra solo carbonio, entra anche particolato, lo stesso che ci fa male a noi in certe circostanze. Questo particolato si deposita sulla neve e la fa passare da chiara a riflettente a nera assorbente. Quindi ci sono dei fenomeni di scioglimento che portano ad un aumento della temperatura locale, che a sua volta rende ancora più secca l'aria, porta a fulmini più forti, eccetera, eccetera, eccetera.
Questo è un cratere di un tipo che è iniziato a diventare comune in Siberia. C'è ancora dibattito su che cosa li causa. Fra le varie ipotesi ci sono pure gli UFO. Però la maggior parte della comunità scientifica ritiene che siano sacche di metano che esplodono. Ecco, questo è quello che succede con i depositi di metano sul fondo del mare, eccetera. Allora, il problema è che tutte queste cose, un po' come abbiamo visto per il fitoplancton, tendono a succedere secondo quello che gli scienziati chiamano impatti non lineari. Cosa vuol dire? Vuol dire che le cause si vanno accumulando impercettibilmente nell'ombra e poi le conseguenze, passata una soglia, si rivelano tutte assieme. E questa è una cosa importante, perché quando le conseguenze si rivelano massicciamente tutto assieme, vuol dire che non abbiamo avuto il tempo di prepararci a quello che succede. E qui torniamo al ragionamento di Hitler e vi mostro uno scenario futuribile, che è quello che io e i miei colleghi temiamo di più. Vi mostro qui i ghiacciai dell'area dell'Himalaya del Pamir. Si scioglieranno, e si scioglieranno probabilmente secondo una dinamica di impatti non lineari, cioè non gradualmente in proporzione all'aumento della temperatura, ma ci sarà un punto di collasso. Perché? Perché quando inizia a fondere un ghiacciaio, fonde prima la superficie liquida, deve scendere a valle per gravità, ma non scende passando sopra il ghiacciaio, si insinua nel reticolo di crepacci, fiumi sotterranei, eccetera. Quindi va a lubrificare i punti in cui questi ghiacciai sono abbarbicati sui pendii. Li apre a ventaglio, quindi la superficie esposta mano a mano cresce e lo scioglimento totale è molto rapido, ci sono dei tracolli. E allora dobbiamo porci la stessa domanda che ci siamo posti per il fitoplancton. Alla fine, ma a me dei ghiacciai dell'Himalaya, ma che me ne frega? Ah sì, perdiamo la bellezza del paesaggio alpino, lo yak, la cultura tibetana. A parte che sono perdite veramente gravi per la ricchezza della nostra biosfera anche culturale. Solo che non dobbiamo dimenticarci che ogni elemento di questo ecosistema in equilibrio non ha solo una sua bella presenza da rimpiangere, ma anche una sua funzione che smette di svolgere nei confronti di tutto il resto dell'ecosistema. I ghiacciai hanno migliaia di funzioni, ma una di queste è quella di regolare il deflusso graduale di acqua a valle. In una zona come questa, che è monsonica, in assenza dei ghiacciai che ritengono l'eccesso d'acqua durante la stagione di piogge e poi lo liberano gradualmente durante la stagione calda, il clima diventa improvvisamente caratterizzato da un'alternanza disastrosa di siccità e alluvioni. Dobbiamo ricordarci che dall'Himalaya dal Pamir si diparte una rete di fiumi che va a irrigare piane su cui sono stanziati 1 miliardo e 400 milioni di persone. Allora torniamo un po' indietro alla nostra classe media tedesca. 40 milioni di persone sono entrate in pesante stress socio-economico perché hanno perso il valore dei loro risparmi. E questa è la cosa. Qui abbiamo 1 miliardo e 400 milioni di persone che rischiano di perdere l'acqua, il riso, le strade, le scuole, le infrastrutture, in una zona in cui, ahimè, quattro stati, India, Cina, Pakistan e Russia, hanno la bomba atomica. Houston, we have a problem. Però io non sono qui a fare Nostradamus. La differenza è che noi adesso queste cose le sappiamo. Per cui stiamo cercando di metterci in moto per impedirle e possiamo farlo. Ancora una volta, il fitoplancton era un fenomeno del futuro. Poi abbiamo visto che ci sono cose che stanno già succedendo nel presente. L'Himalaya è qualcosa che temiamo per il futuro, ma intanto non siamo i soli, noi diplomatici, a temerlo. La pensano così anche degli altri. Quello che vi mostro è un quadrante che è probabilmente familiare ad una parte delle generazioni qui. Aveva alimentato i nostri incubi durante la Guerra Fredda, si chiama l'orologio dell'Apocalisse, segnava quanto eravamo vicini allo scontro termonucleare globale durante quell'epoca là. È stato regolato molte volte, in realtà la slide è vecchia, 25 anni dal 1948, e in certi momenti della Guerra Fredda è stata molto vicina alla mezzanotte che simboleggiava l'olocausto nucleare. In particolare durante la crisi dei missili di Cuba 1962, tutti si ricordano le immagini, siamo arrivati a un soffio dal conflitto nucleare, era meno 3 minuti. Finisce la Guerra Fredda, quelli che tengono l'orologio dell'Apocalisse portano le lancette indietro, però nel 2007 decidono di portarlo 2 minuti avanti, esattamente per le questioni di cui vi stavo parlando. 2015 le riportano nella posizione in cui stavano durante la crisi dei missili di Cuba, per questi motivi di cui vi ho parlato. Adesso la questione è, vabbè, ma chi lo tiene?
perché se l'orologio dell'Apocalisse lo tengono gli amici del bar dello sport, a un certo punto. Solo che l'orologio dell'Apocalisse è mantenuto da un organismo con un nome noiosissimo. Si chiama Consiglio d'amministrazione del Bollettino degli Scienziati Atomici. In pratica 17 premi Nobel per la fisica. Questa opinione non è solo dei politologi, è anche un'opinione della scienza. Comunque, potrebbe, e speriamo che riguardi solo il futuro, solo che, come vi dicevo, la cosa è già iniziata. E ci riguarda a noi, italiani, da vicino. Vi mostro una mappa della parte settentrionale dell'Africa. Una buona parte è desertica, ed è stata desertica per migliaia di anni. In questo ecosistema difficile ci sono delle popolazioni che hanno trovato un modo di vita. Ci può piacere o non piacere, forse non abbiamo voglia di fare i Tuareg, però hanno trovato un equilibrio compatibile con quella natura. Se non che in questa regione c'è anche una fascia dove non c'è il deserto, ma c'è l'alterazione dell'ecosistema nella forma di desertificazione. Coincide grosso modo con il Sahel. Qui c'è un Larsen, scusate. Vi prego di osservarla. Qui non c'è il deserto. C'è l'ecosistema che cambia e diventa deserto. Focalizzatela e scopriamo che l'area dove è concentrata la fame e i conflitti è questa. L'area dove sono concentrate le dinamiche terroristiche è questa. L'area dove sono concentrati i traffici illeciti di ogni sorta, armi, droga, denaro, esseri umani, eccetera, è questa. E, surprise, surprise, ma da dove vengono le migrazioni? L'anno scorso abbiamo ricevuto circa 190.000 migranti. 1 su 10 veniva dal Bangladesh, stato sottoposto a pesante stress socio-economico a causa della salinizzazione, che a sua volta è sospinta al cambiamento climatico. 9 su 10 venivano da lì. Allora, questo potrebbe essere una cosa che riguarda il Sahel, solo che questo tipo di associazioni le abbiamo certificate in 79 diverse aree del globo. Vi ricordate le primavere arabe? Quando sono scoppiate nel 2011 le abbiamo salutate come un momento di consapevolezza politica, e lo erano, bisogna dire. Solo che le primavere arabe sono state precedute da circa 3 anni di rivolte di strada, che non erano politiche, erano rivolte per il pane. Era successo una cosa definita tecnicamente iperinflazione alimentare. Certe derrate di base, soprattutto cerealicole, ma non solo, anche le cipolle, avevano visto un aumento del loro prezzo di 4 volte. Le cause non erano in Medio Oriente, e neanche in Nord Africa. Le cause erano in Ucraina, Russia, dove c'erano stati degli incendi, siccità negli Stati Uniti, grandi alluvioni in Australia, insomma, tutta una pressione sulla produzione cerealicola che era un po' diminuita, ma non era diminuita al punto da causare una quadruplicazione dei prezzi, solo che noi umani siamo sempre straordinari, ci abbiamo messo dentro questa nostra favolosa invenzione che si chiama speculazione e arriviamo all'iperinflazione alimentare, che crea in 3 anni, certificato dalla FAO, 4,6 nuovi milioni di poveri. 4,6 milioni di poveri in 3 anni è una situazione molto peggiore di quella sofferta dalla classe media tedesca, e allora non ci sorprende che le primavere arabe abbiano avuto anche delle derive violente di instabilità, eccetera. Oppure, avete presente la tragedia siriana? Ecco, la Siria, a differenza del resto di quelle aree, è stata direttamente colpita da un'anomalia climatica. L'avvio del processo di destabilizzazione della Siria è stato preceduto da 4 anni di siccità mai vista prima, o almeno perlomeno mai registrata, che ha portato, c'era anche una concausa nella scelta di concentrarsi sulla cultura del cotone, ma è troppo complicato. Comunque, 4 anni di siccità mai vista, movimento di 1.800.000 persone dalle campagne alle città, esattamente quelle città dove i moti siriani sono iniziati. Oppure, questo è un lago, il lago Chad. Storicamente ha sempre avuto una tendenza alla variabilità delle superfici, solo che negli ultimi 45 anni è diminuito di 18 volte. Adesso vi invito a chiudere gli occhi e immaginarvi se il nostro Mediterraneo, e noi siamo uno Stato solido, integrato in un'economia solida, l'Europa, eccetera, il nostro Mediterraneo in 40 anni si restringe di 18 volte. Provate a immaginare città come Genova o Palermo, che invece del mare davanti hanno una distesa di fango sgretolata e le navi inclinate così. Mad Max. Oppure il turismo della Riviera Romagnola, i nostri vini pregiati. Noi andiamo in tilt e siamo un'economia forte.
Intorno alla goccia ci sono quattro stati fragili, oltretutto caratterizzati da una tensione millenaria fra pastori e agricoltori. Una tensione che la prevedibilità dell'ecosistema aveva risolto, perché nella prevedibilità dell'ecosistema gli agricoltori che avevano le terre ammettevano i pastori che non le avevano in certe stagioni perché con le loro bestie fertilizzavano i campi. Cambia il dato climatico idrico, questo meccanismo non funziona più. Iniziano dei conflitti e allora abbiamo l'esplosione di questo movimento di pazzi fanatici che si chiama Boko Haram. E Boko Haram, che causa veramente delle sevizie alle popolazioni in quelle parti, non ho messo per caso un giornale di sinistra, Wall Street Journal, sostenitore di Trump. Tutto questo può sembrare un po' teoria geopolitica, ma vorrei provare a farlo diventare un momento di storia vissuta. Io sono un contadino, proprietario di una piccola fattoria in Africa, in Chad in particolare. Un bel giorno mi si pianta davanti la famosa camionetta, sono tutte uguali, chissà come mai sono Toyota. Ci ha detto il cassonetto con infilzata una mitragliatrice. E qualcuno dal confine, alla porta, mi dice «Vieni, fratello, raggiungi la causa», eccetera. Allora, se io e i miei vicini abbiamo la prospettiva di avere un raccolto, e poi con la base di quel raccolto di mandare mia figlia a scuola, eccetera, quelli di Boko Haram, prima gli diciamo «Ma no, dai, passa domani, che oggi c'è il matrimonio di mia suocera». Dopo, se ripassano, ci organizziamo per prenderli tutte a sassate, perché comunque portano uno sconquasso. Se venisse Boko Haram a casa vostra a bossare, anche voi gli dite scusa, ripassa. Ma se io non ce l'ho più il campo, se il clima che è cambiato, che mi ha sottratto l'acqua, mi ha reso la mia proprietà, che magari era di mio nonno, di mio bisnonno, improduttiva, io su quella camionetta ci salgo e probabilmente ci salgo con un coltello fra i denti. E allora non è mai prudente tracciare in un sistema caotico delle conseguenzialità di causa-effetto fra singoli eventi. Però si può dire che certe cose che sono successe a Nizza, a Parigi, al Bataclan, a Berlino, eccetera, sono nate nel fermento di disagio che è stato sospinto anche dai cambiamenti climatici, che ci riguardano, ahimè, ci riguardano. Non è solo violenza, questa è la mappa del land grabbing, grossi investimenti in terre nelle aree dei paesi poveri. Sì, è giustificata da politiche di espansione industriale, eccetera, però certi stati che sono un po' più autoritari e che pensano più a lungo termine, queste terre le stanno comprando anche pensando, beh, guarda, la produttività mondiale sta diminuendo, alle brutte, ovunque esse siano, le terre che ancora possono produrre, ce l'ho io. Quando? Per il momento stiamo assistendo a una serie di fenomeni che sono paralleli, 79 aree di destabilizzazione, eccetera. Però purtroppo studi che vengono da think tank diversi, con culture politiche diverse, con metodologie diverse, alcuni sono economici, alcuni sono politologici, cioè, convergono tutti nell'indicare più o meno al 2030 la soglia di quello che noi chiamiamo instabilità sistemica, cioè queste situazioni si saldano e diventano risonanti una rispetto all'altra, una alimenta l'altra, e qui entriamo in uno scenario sconosciuto. Ancora una volta questo potrebbe sembrare, come dire, il pensiero di un attivista ambientalista, magari un po' così solidale da sotterraneo nei circoli di contestazione, però vorrei mostrarvi questo libro che non a caso riferisce un'analisi degli impatti dei cambiamenti climatici al 2030, in questo caso sulla Cina. Non è tanto interessante vedere il titolo del libro quanto vedere chi l'ha pubblicato, e questa è la versione edulcorata per il pubblico. L'ha pubblicato un ente che si chiama National Intelligence Council. Qualcuno sa cos'è? No. Beh, è la CIA. Queste sono le previsioni della NATO, della CIA, dei militari, non sono le previsioni dei circoli ambientalisti. Però ho una buona notizia, ho smesso di spaventarvi. Perché questo che abbiamo visto come un ciclo fra quattro poli, ambiente, sviluppo, pace e diritti umani, abbiamo visto che si è messo in moto nella direzione sbagliata e sta prendendo sempre più momentum, sempre più inerzia nella direzione sbagliata, noi possiamo metterlo in moto nella direzione giusta e cambiare le cose.
cosa che ci fa poter dire che il nostro è un pianeta delle meraviglie. Vi mostro qui due piramidi. Una è molto nota, la troviamo in un sacco di riviste, comprese quelle che ci sono al parrucchiere, su Men's Health, eccetera. Ed è la piramide alimentare, quella che ci dice in che proporzione dovremmo nutrirci di ogni tipo di cibo se vogliamo rimanere in buona salute. Poca carne rossa, un po' più di proteine da altre fonti, ma fondamentalmente dovremmo soprattutto mangiare vegetali, fibre, frutta e cose del genere. Allora, succede che se noi affianchiamo questa piramide a un'altra piramide che ci dice qual è l'impatto sull'ecosistema della produzione di ciascuna categoria di cibo, coincidono perfettamente. Ed è una cosa strana, perché vuol dire che quanto più un certo cibo assunto in grande quantità, in quantità sproporzionate, mi fa male, tanto più fa male alla natura. Sembra darci un suggerimento. What's good for you is good for your planet. Quello che veramente ti fa bene, non quello che ci illudiamo che fa bene anche al tuo pianeta. Potrebbe essere una coincidenza del settore alimentare, molto particolare, strana, ma insomma una coincidenza. Invece no, è un paradigma di come noi possiamo relazionarci all'ambiente e funziona in tutti i settori, compresa l'economia in generale. Non abbiamo stasera il tempo di andare nei discorsi dell'economia, però io ho una scommessa aperta su internet, sfido qualcuno a trovare un settore in cui questo paradigma non funziona. Prendiamo ad esempio il trasporto meccanizzato individuale. Ci sono gli obesi di trasporto meccanizzato individuale, quelli che prendono il SUV per andare a comprare il giornale a 400 metri. Se anche loro mangiassero meno carne rossa, cioè usassero meno il loro SUV, risparmiano soldi, ci guadagnano in salute, hanno una migliore socializzazione, eccetera. Allora, qui abbiamo visto una cosa che dice: se io perseguo veramente il mio benessere individuale, non quello che un po' il sistema ci induce a credere che sia il benessere, l'affermazione, eccetera, generalmente ho un comportamento sostenibile. Ma ricordatevi quella polarità fra quattro punti: diritti umani, pace, giustizia, eccetera. Questa è solo la punta dell'iceberg, perché succede che se tutti noi ci nutriamo nella maniera che ci fa stare meglio, che garantisce il nostro benessere individuale, creiamo sostenibilità, ma creiamo anche giustizia, perché se tutti quanti accediamo alle proteine nella maniera che ci è salutare, liberiamo un sacco di risorse per chi ne ha veramente bisogno, in particolare per quei bambini che fanno parte del gruppo di 815 milioni di affamati che non hanno accesso a quelle proteine nel momento in cui ne hanno più bisogno. Allora, stranamente, se io costruisco il mio vero benessere individuale, costruisco anche sostenibilità, e finisce che io creo anche giustizia. E questo meccanismo va in tutti i settori. Per un momento, ricordiamoci il discorso di Hitler. Ma se io creo giustizia, cioè condizioni di sicurezza, io creo anche la pace. Perché un mondo in cui ogni bambino ha accesso a quelle proteine di cui ha bisogno per crescere, andare a scuola, essere un elemento produttivo della società, è un mondo in cui quelli di Boko Haram vengono presi a sassate. Allora, vi ricordate che c'è qualche allegoria matematica all'inizio di questa esposizione? Io ve la propongo sotto forma di equazione. Quando noi operiamo per l'ambiente, non operiamo per salvaguardare questo meraviglioso giardino che ci piace tanto ammirare e poi un giorno avvizzirà chi se ne frega, tanto io comunque continuo a vedere la televisione. Operiamo per salvaguardare questo meccanismo. Un rapporto corretto con il nostro territorio, concreto, porta la vera salute, il vero benessere individuale, ma attraverso questo meccanismo crea la giustizia, costruisce la pace. Questo è stato un discorso portato un po' sull'individualità. E noi individui abbiamo una responsabilità fondamentale. Vedete, io sono uno di quelli che va a negoziare alle COP di Parigi, queste cose qui. Ho iniziato a fare il divulgatore. Perché? Perché mi rendo conto che c'è un gigantesco equivoco in agguato. E cioè che se noi, coi governi, raggiungiamo l'accordo, allora il problema è risolto. Solo che l'accordo è un pezzo di carta. E la natura non reagisce ai pezzi di carta. Reagisce ai comportamenti delle persone, alla somma di comportamenti individuali un po' più responsabili. Quantitativamente, se ognuno di noi si scegliesse un comportamento di sostenibilità che obbedisca ad una condizione, e cioè rigorosamente che sia un comportamento o che gli dà tangibilmente più benessere oppure che gli fa guadagnare più soldi, perché sostenibilità di solito è risparmio, no?
Se non fa questa scelta, cioè io scelgo un comportamento di sostenibilità che mi fa comodo tangibilmente, non durerà nel tempo, sono come quei propositi di essere giusti, eccetera. Ma tutti i comportamenti di sostenibilità rapportati alla nostra vita possono o farci guadagnare più soldi o farci stare meglio. Se ognuno di noi ne scegliesse uno, quantitativamente abbiamo disinnescato i ghiacciai dell'Himalaya, il Sahel, le migrazioni, Boko Haram, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il vero senso di questa serata è di chiedere a tutti, trovate nella vostra vita una scelta, e poi però trovate 10 amici a cui dire, fate anche voi una scelta, che sia rigorosamente qualcosa che vi fa stare meglio tangibilmente, non un sacrificio. La natura non ci chiede sacrifici, ci chiede soltanto di riconoscere dove sta il nostro vero benessere. Questo è un discorso individuale, però lo possiamo portare anche a livello politico. Vi faccio l'esempio di un programma di cooperazione che abbiamo avviato noi. Sapete, questo grosso movimento di persone viene dal Sahel. Nel Sahel c'è la desertificazione, perché? Perché con i cambiamenti climatici cade la stessa quantità di pioggia, ma è concentrata in periodi più brevi. Il suolo del Sahel è argilloso. Quindi se cade una doccia forte e l'argilla non assorbe immediatamente l'acqua, invece di diventare un fertilizzante della terra, la va via i nutrienti e la sterilizza. Da qui partono tutta quella serie di catene di conseguenze che vengono a toccare anche noi. Se non che recuperare un ettaro di terra che si è desertificata da poco nel Sahel costa poco, costa in medio $130. Bisogna fare solo delle pozzette di decantazione dell'acqua lungo i pendii. Si fa questo, si ha un enorme assorbimento di carbonio, così efficiente che per ottenere lo stesso risultato, invece di spendere $30-130, investendo in rinnovabili bisogna investirne 1.000-1.500. Ma questo è solo la prima parte. What's good for you? Ciò che fa veramente bene all'essere umano di solito fa bene anche al pianeta. Se noi facciamo ripartire la natura lì, facciamo ripartire un meccanismo poderoso di assorbimento di carbonio, ma poi freniamo il meccanismo della desertificazione, perché il problema è che cade troppa acqua su un terreno argilloso, la va via i nutrienti, ma se c'è la vegetazione questo non succede più, quindi il meccanismo si autosostende. E in più, in quella ripartenza della vegetazione c'è il rifugio di tutta una biodiversità che rinasce. C'è anche qualche cosa a cui non abbiamo mai pensato. Cioè, noi dobbiamo abbassare le temperature del pianeta, però bisogna abbassarle prima lì dove la gente ne ha più bisogno. Proprio lì dove ci sono i paesi poveri, più esposti, dove sono più alte. Come si fa? Se domani la Cina smettesse di fare le proprie missioni, gli saremmo tutti grati, darebbe un grande beneficio al mondo, però è un beneficio che è equamente distribuito. O più che equamente, egualmente distribuito. Va sia a chi non ne ha bisogno, sia a chi ne ha urgentemente bisogno, ma nella stessa proporzione. Se invece si fa ripartire la vegetazione, le temperature scendono localmente, esattamente dove ce n'è bisogno. Ma nel momento in cui noi abbiamo ricreato questa funzionalità della natura, abbiamo ricreato anche un'agricoltura che funziona. L'agricoltura che funziona dà prospettive di sussistenza dignitose, significa avere il contesto per portare avanti e modernizzare la propria tradizione produttiva, avere le forze per far ripartire quel commercio piccolo che si basa sul surplus agricolo, eccetera, eccetera, fa ripartire le società alla fine del ciclo. Noi non abbiamo più Boko Haram e forse avremo meno di questi movimenti forzati di popolazione che ci è difficile gestire. C'è un messaggio che ci viene dall'ambiente. Ed è un messaggio molto strano, su cui si può riflettere sia in maniera un po' mistica, sia in maniera un po' più scientifica. La Terra ci sta mandando un appello, ci sta dicendo o voi fate giustizia o io non reggo. Se noi non andiamo in soccorso di queste popolazioni più fragili, e lo possiamo fare con mezzi limitati, veramente sono alla nostra portata, basta decidere di farlo, così come se noi non andiamo in soccorso degli aspetti più fragili delle nostre vite personali, familiari, eccetera, cercando di riportare il vero benessere, la vera base di una vita salutare, la Terra non regge, stiamo andando al collasso dell'ecosistema. Nel caso dei paesi più poveri, ce lo spiega anche una delle più note leggi economiche, quella dell'utilità marginale.
Io vi mostro qui due biciclette, possiamo chiamarla la bicicletta del bambino povero e quella del bambino ricco. Quella del bambino ricco in carbonio costa 12.000 euro e quella del bambino povero non c'ha manco i pedali. E allora immaginate che io ho risorse limitate per aumentare l'efficienza di queste biciclette, mettiamo 100 dollari. Se io applico 100 dollari ad aumentare l'efficienza della bicicletta del bambino ricco, ci metto una puntina di titanio e 0,002% di penetrazione aerodinamica in più, ma se io applico 100 dollari alla bicicletta del bambino povero, la faccio aumentare l'efficienza del 6.000%, se non altro ci metto i pedali. Oppure ne posso prendere 150 di bici di bambini poveri e aumentargli l'efficienza del 10%, fuori di metafora. No, l'ambiente regge se noi aumentiamo l'efficienza del nostro uso delle risorse. Dov'è la prima opportunità per aumentare significativamente l'efficienza senza spendere troppo? Ancora una volta il messaggio è per primi i poveri. Allora, questa è una riunione apartitica, confessionale, ma non posso non ricordare Papa Francesco. E l'enciclica Laudato Si parla di ecologia integrale, è questo. Il messaggio dell'ecologia integrale è what's good for you is good for your planet. Mettiamoci in sintonia con questa natura di cui siamo parte e non è un sacrificio. Tutti possiamo vivere meglio, non rinunceremo mai allo sviluppo, avremo uno sviluppo semmai più rapido ma migliore, uno sviluppo che ci porta pace. Se volete saperne di più, naturalmente c'è un piccolo libro, oppure vi sarete domandati di molte cose che ho detto, ma dove le ha prese, come se le sognate, eccetera. Su questa piccola pagina Facebook si chiama I pensieri di Gaia, Gaia's Thoughts, che è una pagina noiosissima, non ci sono gattini o cose così, è soltanto una lista di novità scientifiche e politiche, un aggregatore di notizie di tutto quello che sta succedendo. Quello che spero è non tanto di avervi dato un messaggio spaventoso, quanto di avervi motivato a dire abbiamo uno scenario difficile, ma basta solo che scegliamo di vivere meglio e possiamo disinnescarlo. Grazie tanto.